Sono Claudio Caccin, presidente Associazione Contrada dei Calimali. Ci troviamo a Calipolis, la città dei Calimali. In soli 4 anni siamo riusciti a recuperare un luogo che era perduto. Siamo nella Valle Olona, sulle rive del fiume Olona, in località Candiani. Alle nostre spalle vediamo un edificio che è storico, il cotonificio Candiani, che ebbe il suo massimo splendore negli anni 30-40. Poi successivamente, con le varie vicende che ha avuto l'industrializzazione di questa zona, è stato abbandonato e in questi ultimi anni ha avuto di nuovo una ripresa con tante piccole aziende, tante micro attività, alle quali si sono aggiunti i Calimali. Con che cosa? Con questa iniziativa che ha portato una riqualificazione di questo territorio abbandonato in particolare dopo le grandi esondazioni degli anni 95, ripristino minimo, e praticamente si è esemplificato in una sorta di riempimento di queste vasche con terra di cultura, per cui da lì siamo riusciti a mettere in pratica quello che noi fin dall'inizio abbiamo chiamato il ritorno della natura. Il ritorno della natura perché in vasche dove fino a qualche decennio fa c'erano delle acque che andavano trattate, andavano depurate, oggi abbiamo niente meno che delle alberi da frutta, abbiamo degli ortaggi, abbiamo dei ricoveri per i nostri animali, per la nostra fattoria didattica, perché tra le tante iniziative in cantiere c'è anche questo progetto fattoria didattica. Insomma, con un intervento minimale, ripeto, con pochissime decine di migliaia di euro, ma migliaia e migliaia di ore di lavoro gratuite dei volontari, siamo riusciti in soli 4 anni a creare quello che abbiamo sotto gli occhi, insomma. Queste vasche erano un impianto di depurazione delle acque che era legato al cotonificio e al candeggio poi. Di conseguenza alle nostre spalle vediamo l'unica vasca coperta, che era praticamente il deposito dell'acqua demineralizzata. E di conseguenza questo intervento, come ho detto prima, di minimale, ha fatto sì che abbiamo potuto creare dei luoghi che oggi sono il ricovero di tutte queste nostre attrezzature, che sono importanti per la manutenzione di questa fetta di parco di Medio Olona di cui noi ci occupiamo in prima persona, e parliamo di oltre 25-26 mila metri quadrati con oltre 600 piante autoctone, ribadisco, messe a dimora in 4 anni grazie anche al finanziamento prima della provincia di Varese e poi della regione Lombardia e di Fondazione Cariplo. Noi, attraverso un bando che si chiama Bando di Associazioni del PLIS Medio Olona, noi abbiamo dato la disponibilità, abbiamo sottoscritto una convenzione di 10 anni che ci impegna appunto a creare questo presidio, si chiama Prodo del Parco Medio Olona. Questo presidio prevede l'apertura ogni domenica e festivi, con la presenza di volontari che sono a disposizione di escursionisti, di semplici cittadini che hanno bisogno, hanno necessità o si trovano casualmente a passare in questo luogo per delle indicazioni sui sentieri o semplicemente per un momento di ristoro. Questo è un esempio di una riconquista dei cittadini del proprio territorio, un territorio che era stato dimenticato negli anni ruggenti del benessere e del boom economico, che oggi come oggi in tempo di crisi è io lo chiamo molto simpaticamente la gita fuori porta a chilometro zero, cioè chiunque può scendere qua a piedi in bicicletta e si trova in un ambiente sereno, con delle persone amiche, simpatico con iniziative semplici che ci riportano un po' alle cose di un tempo, e nel contempo con una grande sensibilità verso quello che è il futuro, perché dobbiamo ricordarci che abbiamo un impegno verso i nostri figli, verso i nostri nipoti. Tutto questo è stato possibile grazie ai volontari che io ho il privilegio di rappresentare. Sono praticamente un centinaio di persone che si avvicendano in tempi diversi e su impegni diversi, ognuno secondo la propria attitudine e la propria disponibilità, però tutti assieme hanno fatto questo miracolo.